Quindi scusate, ma è entrata una scimmice in classe e naturalmente i ragazzi si sono trasformati in ragazze quando è entrata questa scimmice, quindi hanno urlato, strillato come aquile. Come aquile. Scusa Sberna, scusa Marco. Stiamo parlando della consistenza cristiana e provvidenziale del romanzo, in cui naturalmente sembra che una mano, che è la mano divina, segua e naturalmente sostenga che sostenga tutta la vicenda. E beh, di fronte a questo aiuto divino, di fronte a questa provvidenza, è chiaro che i personaggi si distinguono in due tipi. E qui entra il discorso della giustizia. Non so se vi ricordate, a inizio anno, un discorso importantissimo su quella che è la giustizia in Manzoni, distribuita nei suoi personaggi. Cioè, da una parte ci sono coloro che appunto ritengono che l'unico tipo di giustizia sia quello terreno. Ecco, allora questa giustizia terrena, che non c'entra niente con l'aldilà, la giustizia di tipo laico, addirittura ateo, questa giustizia praticamente si distingue una giustizia legale, giusto? Cioè quella basata sulla legge, e una giustizia che è quella del fai da te. Ecco, del fai da te, perché non facciamo nomi, solo cognome, che tra poco so ti devo interrogare, del fai da te, e quindi è la giustizia di Renzo. Cioè Renzo, in contrasto con Fra Cristoforo in questo caso, è appunto una persona che crede che comunque al male bisogna rispondere col male. Alla violenza bisogna rispondere con la violenza, al pugno che ti arriva in faccia bisogna rispondere con un altro pugno, anzi due, tre, e che tu ridai a quello che te l'ha dato. Il contrario del porgi l'altra guancia. Chiaro? Quindi Renzo è talmente bellicoso, focoso, incandescente come carattere, che non crede a una giustizia all'inizio né divina, né appunto una giustizia basata sull'attesa della legge, anche perché la legge lo ha tradito, la legge lo ha deluso, azzecca Garbugli in primis, e quindi Renzo non crede più che noi possiamo essere aiutati dalla legge. Questo è un principio molto italiano, se voi ci fate caso. Tuttora, nella cultura nostra, spesso mafiosa, camorrista, 'ndrangheta, eccetera, noi riteniamo che lo Stato non ci protegga, perché non abbiamo nessuna stima di una legge che manca, di una legalità che manca. Cioè Renzo è veramente un tipico esponente dell'italiano medio, o piccolo borghese in questo caso, che non ha nessuna fiducia nella legge umana, figuriamoci in quella divina. Figuriamoci in quella divina. E allora, Renzo rappresenta la legge in qualche modo del taglione, c'è poco da fare. Ecco, naturalmente, almeno all'inizio, poi anche lui si converte a un'idea della giustizia non soltanto legale, ma addirittura cristiana e provvidenziale. Ecco, in mezzo c'è invece la cultura legale. La cultura legale che non c'era nell'Italia spagnola, no? Gli spagnoli facevano della legge il loro piacere, quindi erano liberi di interpretare la legge come volevano, di applicarla e di seppellirla in nome del puro arbitrio, sopruso e violenza. Tutti i valori, antivalori che Manzoni conosce bene. Quindi la legge non c'era nel 1600, tanto è vero che sembrava vedere i bravi e vedere gli scagnozzi attorno a Rodrigo come il griso, sembrava una società anarchica, una società in cui il pesce grosso mangiava il più piccolo, e il pesce grosso molto spesso era lo spagnolo, che si mangiava l'italiano. Ma dall'altra parte, eccolo qua, il concetto invece di giustizia manzoniano, che è quello provvidenziale. Allora, il concetto di giustizia manzoniano è incarnato, come voi sapete, da Fra Cristoforo. Il duello, in qualche modo duello, nel senso simbolico, è fra concetto di giustizia di Renzo e concetto di giustizia di Fra Cristoforo. Fra Cristoforo a un certo punto aggredisce Renzo, non so se vi ricordate quelle famose pagine in cui dice: ma stai zitto, ma come ti permetti, ma cosa fai, ma cosa stai dicendo che vuoi farti giustizia a te, andare lì ad ammazzare Don Rodrigo? Ah, secondo te questo è l'idea di giustizia? Come se tu non sapessi che c'è qualcuno che ti proteggerà, che ci proteggerà e che ci aiuterà. Cioè, Fra Cristoforo, in qualche modo vicino a Lucia, è l'incarnazione di una giustizia che è una giustizia provvidenziale. Una giustizia provvidenziale cosa vuol dire? Che tu, se hai fede, se hai fiducia
se preghi, se ti apri, se sei disponibile alla speranza, se ti apri alla speranza, non come la scatoletta spinta, capite anche le metafore, se ti apri, allora vuol dire che il dono della grazia ti arriverà. Questa metafora dell'aperto, non l'ho detto a caso, ho detto se ti apri perché, per esempio, vengo da un incontro, un convegno sulla Simone Weil, è una filosofa che appunto diceva, cristiana, che diceva sostanzialmente che la grazia ti arriva soltanto se tu sei recettivo alla grazia. Se tu stai così, la grazia non ti arriva. Se tu stai così, la grazia ti arriva. Ma questa è una metafora gestuale. Questa è la preghiera del Pater Nostro, come fino a qualche tempo fa si faceva anche nelle chiese. Se tu sei aperto alla grazia, la grazia arriva. Ma se tu non te l'aspetti, hai sfiducia, sei cinico e ti chiudi, nessun messaggio ti arriverà dall'esterno. Ecco, quindi Fra Cristoforo incarna un'attesa della grazia divina come grazia meritata, come provvidenza che comunque provvidenza che c'è. Quindi ripeto, Marco, ripeti con me tre concetti di giustizia. Giustizia del taglione, quella del primo Renzo, giustizia selvaggia, c'è poco da fare. Visto che il pesce più grosso si mangia il pesce più piccolo cerca di diventare grosso come il pesce grosso. E prima o poi il pesce grosso sarà vendicato dal pesce piccolo. Non so se ricordate la famosa favola dell'asino e del leone. La famosa fiaba, no? All'incirca appunto era così: il leone era il re della foresta, l'asino era appunto l'animale più picchiato, mazziato e massacrato di tutti, no? E appunto di fronte al leone l'asino era proprio l'ultimo dei sudditi. Allora l'asino subiva. Quando il leone appunto invecchia, prima di morire, il leone riceve sulla bocca un calcio devastante da parte dell'asino. Cioè l'asino massacra il leone, ma massacra il leone morente. Voi dite asino vigliacco, ma è il senso della giustizia del primo Renzo, giustizia selvaggia. Quindi l'asino a un certo punto diventa lui il re della foresta quando il leone invecchia e l'ultimo calcio devastante sui denti glielo dà l'asino. Ecco, questo è il concetto di giustizia del primo Renzo, il concetto di giustizia selvaggia, illegale, quella del darwiniano, diciamo, del più grosso che mangia il più piccolo, del più forte che abbatte il più debole. Poi c'è il concetto legale, naturalmente quello che mancava all'Italia del 600, secondo me manca anche nel nostro Italia, cioè manca una fiducia nella legalità, e poi c'è il concetto appunto manzoniano. Il concetto manzoniano che abbiamo detto che viene incarnato da Fra Cristoforo. Attendere e pregare, lo so che sembra una posizione un po' passiva, perché Lucia incarna questo attendere e pregare in maniera quasi monotona, insomma, monocorde. Quando Lucia viene rapita, fatta rapire dall'innominato su suggerimento e richiesta di Don Rodrigo, che cosa fa Lucia? Prega, e prega addirittura l'innominato, e riesce a intenerire un bastardo come l'innominato, si può dire, un malvagio, un assassino, un potente di fronte a cui nessuno riusciva a dire qualcosa, a obiettare qualcosa, molto più malvagio di Don Rodrigo, che ha una sua forma di umanità. L'innominato, che poi si convertirà, invece era proprio il re dei mascalzoni, appunto, possiamo dire. E lui tiene Lucia tutta una notte nella sua stanza, sotto una governante, vedrete, una vecchia governante più cattiva di lui, e alla fine, intenerito, lui passerà la notte più brutta della sua vita, la famosa notte dell'innominato, una notte insonne. Qui il Manzoni scrive le pagine, secondo me, più belle del romanzo. Come vedrete, io le ricordo ancora dai miei 15 anni queste pagine. Praticamente sono le pagine in cui l'innominato sta passando da una condizione di feroce cinismo nei confronti di questa creatura che è Lucia, sequestrata da lui, fatta a un passaggio che va che appunto attraversa tutte le fasi del rimorso, del senso di colpa e della disperazione. Vedete, in quella notte l'innominato, il malvagio per eccellenza, vuole morire e sta per ammazzarsi.
Cioè, capite, il più grosso dei delinquenti con la più piccola delle creature che è Lucia si lascia intenerire da Lucia e arriva fino al desiderio del suicidio, della morte. È la disperata notte insonne dell'innominato. Vi introduco queste pagine favolose che avrei voluto leggere con voi. E a questo punto la notte va verso l'alba. E che cosa succede? Succede che appunto l'innominato va a cercare un uomo che possa salvarlo, un uomo che possa perdonarlo in nome di Dio. Questo uomo esisteva veramente ed era un santo, si chiamava Cardinale Borromeo. Ad Arona c'è la statua enorme, Arona, del San Carlone si chiama, Cardinale Borromeo, e, che era appunto un santo già in vita durante la dominazione spagnola, perché aiutava i poveri. Allora vedrete, senza anticipare tutto, che l'innominato disperato, piangente, sudato, distrutto, esce proprio all'alba e va a cercare quest'uomo. Va a cercare quest'uomo, ci sarà uno dei più grandi dialoghi dei Promessi Sposi, bellissime pagine, dialogo fra un santo realmente esistito e appunto un altro realmente esistito, che però è appunto un delinquente, un delinquente filo spagnolo, legato alla dominazione spagnola. E che cosa accadrà in questa bellissima, tragica discussione? Intanto che l'innominato piangerà davanti al cardinale Borromeo, si inginocchierà, gli abbraccerà le ginocchia, chiederà perdono, chiederà scusa, ecco. E quindi il cardinale giustamente cosa può rispondere se non che deve chiedere scusa non a lui, che è un umile servitore di Cristo come cardinale, ma a Dio. A questo punto il romanzo passa attraverso la, dicono i greci, metanoia. La metanoia non è la metanoia, ma la metanoia è la trasformazione, la conversione. Come ho detto, come si converte non so, un San Tommaso davanti alle ferite di Cristo, come si converte San Paolo caduto da cavallo, come si converte Sant'Agostino. Qui c'è la conversione di un malvagio che sta per diventare santo e passerà tutto il resto della sua vita ad aiutare i poveri, mentre prima li massacrava, ad aiutare praticamente gli indigenti. E vedete, sarà un passaggio storico. Allora sembra quasi che ci sia il tocco della provvidenza sulla vita dell'innominato. Quella notte, ci fa capire forse Manzoni, grazie all'intermediaria Lucia, è caduta la grazia, cioè è scesa la grazia sul capo e nel cuore dell'innominato. Si può essere cattolici, si può essere cristiani, non cristiani, laici, atei, però anche un ateo di fronte a queste pagine si commuove, perché si assiste alla conversione centrale del romanzo e quindi la presenza di uno spirito che aleggia su tutti quanti e che porterà verso una soluzione, naturalmente una soluzione finale, lieta. Ma non basta la conversione del nominato. Un altro clou importante, un'altra tappa importante dei Promessi Sposi saranno le famose pagine sulla peste, perché è lì appunto il Manzoni veramente si era documentato sulla peste del 600, peste bubbonica, che veniva con i topi e i lanzichenecchi, che erano dei soldati tedeschi che si portavano tutto il contagio. Però la stessa cosa. Appunto, stessa cosa. C'erano anche i topi, i lanzichenecchi, ma comunque portavano il contagio e la peste bubbonica sarà devastante per l'Italia e per Milano. Per Milano. Abbiamo ancora via Lazzaretto, a Milano, testimonianza. Io sono andato. Sei andato? Non ti sei contagiato? Appunto, testimonianza di quelle vicende. Manzoni descriverà la peste, che io vi chiederò, con delle pagine struggenti. Sapete che durante la peste c'erano gli untori e c'era il contagio reciproco, quindi bisognava isolare gli appestati. Dopo l'ora è finita, andiamo in pace, salutiamo Marco Sberna. Queste parole sono ciao Marco, grazie a Marco. Ciao Marco. Ciao Marco. Ciao Marco.